Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo dei tre nuovi pacchetti starter kit presenti sul sito del Monopoly Software Shop, il negozio in cui siamo precisamente in questo momento, che è a Reggio Emilia. Ricordiamolo sempre. Sono suddivisi ovviamente per categorie, troviamo la Gold, la Silver e la Bronze e vi permettono di cominciare a giocare software con una serie di prodotti selezionati direttamente da noi grazie alla nostra esperienza sul campo e che vi permettono ovviamente di cominciare divertendovi al massimo e soprattutto spendendo poco. Quindi insomma quello che chiedete in continuazione, finalmente ce l'avete qui. Prima di cominciare, come al solito, sigla. Pazzesco, non me lo aspettavo proprio. Come fai a non sapere che nel primo commento in evidenza c'è il link del Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio che rappresento e che mi permette di portarvi questi incredibili video e su cui trovate tutti i prodotti di cui parlo oggi? Ragazzi, è lì, alla portata di tutti. Trovate anche il link del mio nuovo canale dove pubblico un po' di roba nerd, quindi insomma, sempre relativa a software, non andateci a cliccare, per favore. Partiamo quindi parlando di questi nuovi tre pacchetti e del perché sono estremamente interessanti. In ogni pacchetto ci sono tutti gli elementi che vi servono per poter cominciare a giocare e avere letteralmente il minimo essenziale per poter fare quello che vi pare. Ovvero la replica per giocare, la batteria da mettere nella replica che dovete utilizzare, già selezionata in funzione della replica che scegliete, quindi non dovete neanche chiedere che batteria ci metto. Il caricabatterie per la batteria che c'è lì dentro, così non dovete sempre stare lì a chiedere ma va bene questo caricabatterie. Dei pallini, ovviamente, che vadano bene col fucile che state utilizzando, così non dovete chiedere ma va bene questi pallini qui. Questo è quello che c'è nei primi due pacchetti, ovvero il bronze e il silver, quelli più economici. Nel gold c'è un elemento in più, ma ne parliamo subito dopo. Torno a ripetere, anche se la gag era molto divertente, che all'interno di tutti questi pacchetti trovate tutto quello che vi serve per giocare, non serve aggiungere niente. Ovviamente, qui è un elemento importante, non è tutto quello che vi servirà per sempre, nel senso che ci sono poi determinati tipi di elementi che si dovrebbero andare ad aggiungere a questo pacchetto, vedi un mirino per esempio, la pistola, il tattico, le tasche, caricatori aggiuntivi, però visto come abbiamo impostato questi primi pacchetti trovate letteralmente tutto quello che vi può servire per cominciare. È chiaro? Tutti a posto? Visto che il gold è un po' più particolare, partiamo parlando del silver e del bronze. In particolare partendo dal bronze, perché bisogna partire dal silver che è in mezzo. Non ha senso. È un errore. È una sciocchezza. Il fucile che troverete nel pacchetto bronze è il Recon S Sommod, ovvero una piattaforma M4. Vi dico già che sono tutte piattaforme M4 quelle per cominciare in questi pacchetti e che potete andare a spippolare come preferite. Abbiamo scelto questo modello perché oltre ad essere leggero, essendo fatto tutto in carbon tech, è anche comodo e offre direttamente un'impugnatura Tango Down, ha le sue tacche di mira flip up e poi soprattutto è letteralmente perfetto per quelli di voi che devono cominciare e non hanno troppe pretese. Ovviamente solo sparisce, ma ormai noi siamo abituati. Nel pacchetto silver invece saliamo un po' di livello e troviamo un M4 Ghost M2022, quindi già con la sua centralina, il suo stupendo paramano M-Lock, ovviamente in alluminio aeronautico, il resto del corpo in polimero e la sua centralina. Non mi dilungo troppo sulle qualità del Ghost, io vi consiglio se potete di andare sempre sul pacchetto silver perché è letteralmente quello che rapporto qualità-prezzo migliore perché costa meno del gold, se no vi direi di andare col gold, ma ovviamente, nel senso, questa è l'opzione migliore. Non per schifare il bronzo, ovviamente, però se siete giocatori un minimo più esperti vi consiglierei appunto di andare col silver perché questi fucili sono letteralmente dei laser. Vedo giocatori anche esperti che continuano a utilizzare questa piattaforma modificandola, il che vuol dire che sono veramente dei fucili ottimi. Quanto sono garantam, rega, con questa camicetta anche con la scollatura bella aperta che mostra il petto, no? Un po' texano, un po' rancher, no? Che lì che ti spiega perché quando si potevano ancora schiavizzare si stava meglio, no? Un po'... no? Infine parliamo del pacchetto gold. Nel pacchetto gold le uniche cose che cambiano è che avrete
un caricatore in più, quindi vi sarà dato un caricatore in più da utilizzare insieme al vostro fucile, che fa molto comodo soprattutto se volete sparare tanto. Ovviamente avrete un fucile di qualità molto più alta, ovvero un E416 RAHG, non so chi gli abbia dato questo nome, però si chiama così, con ETS3, quindi a centralina ancora più avanzata rispetto a quella che trovate sul Ghost. Questo fucile è veramente una grandissima figata, se devo essere onesto. Chiaramente in metallo, con tutti i crismi, gli sciacchismi, dovevo farmi la doccia, ma mi hanno dato un frisbee. E tra l'altro avrete un sacchetto di pallini differente, perché su questo fucile, avendo tutto un sistema interno un pochino più particolare, vi abbiamo dato dei pallini di qualità più alta. E questo mi permette di ricollegarmi agli ultimi due punti di questa cosa. Il primo ovviamente è che, come vi ho detto prima, questi pacchetti sono già stati curati da noi. Non dovete andarvi a preoccupare di prendere pallini, batterie, carica batterie che non siano in linea o che non possano funzionare nella maniera giusta col vostro fucile. Ci abbiamo già pensato noi, in modo tale che voi siate tutelati, dobbiate solo dire: voglio quello lì. Stacca, incidi, uccidi il maiale. L'altra cosa importante è che ovviamente i pacchetti sono disponibili fin tanto che abbiamo i vari prodotti che li compongono. Per quanto riguarda i consumabili, ovvero occhiali, batterie, caricabatterie e il resto, non c'è problema, li abbiamo sempre. I fucili possono non essere disponibili ogni tanto. Dipende sempre da quanti fucili hanno comprato. Come avete visto, ne sono tornati un botto qua dietro, ma si fa sempre in fretta a finirli. Per fortuna e per sfortuna, ovviamente. Nel caso ci siano problemi, quindi nell'acquisto di un pacchetto, vogliate aggiungere delle cose o vogliate sostituirne alcune perché preferite una cosa rispetto che un'altra, non c'è problema, sono modificabili, potete contattarci direttamente tramite WhatsApp, lo trovate ovunque sul sito con l'iconcina WhatsApp, oppure trovate proprio direttamente i link qui in descrizione. Potete contattarci anche su Instagram e da tutte le altre parti, noi siamo lì per darvi supporto e aiutarvi nei vostri acquisti, quindi non ci sono letteralmente problemi, mai. Così forse usciamo da questo loop infinito di Red, ho 27,90€ e due buoni della Conad per prendere i polaretti. Che fucile mi consigli? No, basta, vi prego. Sto ovviamente scherzando, chiedeteci sempre dei consigli, noi siamo qui a vostra disposizione. Ovviamente visionate anche questi contenuti in modo tale che quando effettivamente venite a chiederci che cosa vi consigliamo abbiate già gli strumenti per poter prendere decisioni apposta per voi. Detto ciò, io ho concluso, spero che il video vi abbia interessato. Se avete dubbi, domande, perplessità su questi nuovi pacchetti, ripeto, ci sono i commenti qui, c'è WhatsApp, ci sono un sacco di modi di contattarci. Vi ricordo inoltre di controllare il primo commento in evidenza per tutti i prodotti di cui ho parlato e il sito del Monopoly Software Shop e tutti i link per contattarci. Perché andiamo, perché non farlo? E soprattutto in descrizione per tutti i link di Instagram e altra roba. Mi raccomando, venite a seguire anche il mio secondo canale, perché pubblico tante cose, siete arrivati in un sacco, siamo già 200 iscritti in un batter d'occhio. Grazie mille a tutti quelli che hanno guardato, commentato e il resto. Vi voglio bene, sta per uscire un nuovo video, tra l'altro, perché mica vi tengo a stecchetto, quindi venite da me. Grazie mille a tutti, io vi auguro un buonissimo weekend, un buonissimo sabato e come al solito, stay angry! Troppo forse, credo sia sempre un po' troppo.